fare questa intervista? Non farla. Di solito non usa parolacce, cose carine. Sneakers. Non prendo l'aereo. Però se fosse fermo, sì. Cose molto vicine a casa, insomma. Oddio. Le mie amiche... Due. Il raccordo anulare. Ma insomma, di solito pollo arrosto, patate, queste cose così. La miliardaria, con una villa meravigliosa, degli abiti stupendi, tipo quello che mi hanno messo per il servizio fotografico, tipo la cappa, dove non mi potevo neanche muovere, perché c'ho tutti i camerieri che mi portano. Ecco, questo starei facendo. Oddio. Allora, questa è molto, molto difficile. Molto difficile, complessa. Potrei chiedere a qualcuno che non so adesso proprio chi è perché fai del male. Nel secolo passato, sicuramente. Oh, dormire. Maledetta primavera, che fretta c'era. Vabbè, tutte. È irrazionale, tu. Il buio, la luce, la velocità, la lentezza, gli uomini, gli animali. Ecco, molto i cambiamenti atmosferici, quindi anche quando faccio una passeggiata al mare, cioè bel tempo, penso che becco il fulmine a ciel sereno, quello che colpisce solo una persona che cammina. E quindi sto ferma. No, mentire proprio no, diciamo che cerco di abbellire o peggiorare le situazioni, ecco, a seconda di come mi conviene. Sì. Sì. Guarda, è stato il primo e l'ultimo ed era Profondo Rosso di Dario Argento. Amici di Vanity Fair, che ci conosciamo tantissimo, proprio uno a uno, io vi saluto tantissimo, vi mando un bacio, ciao.